Ciao a tutti, io sono Gerlando, lavoro come senior embroidery designer nell'ufficio creativo dell'alta moda di Dolce & Gabbana, nella sede Metropol. Vi do il benvenuto oggi in questo piccolo workshop dedicato al ricamo, nel quale vi spiegherò come eseguire un piccolo ricamo con dei materiali facilmente reperibili a casa. Realizzeremo un cuore sacro e per iniziare ci servirà un piccolo telaio tondo come questo. Se avete una buona manualità potete anche realizzarlo tenendo il tessuto in mano. Dopo aver steso il tessuto di base sul telaio, andremo a creare una lima a forma di cuore su un foglio di carta. Fate la forma che volete. Io ho creato questo cuore, lo utilizzerò per ritagliare il tessuto che abbiamo scelto e un'imbottitura, un'ovatta che serve per dare un po' di spessore. Il tessuto che io ho scelto è un velluto nero. Andrò a prendere l'ovatta, sovrapporrò il cuore di velluto all'ovatta e andrò ad appoggiarlo sul tessuto di base steso sul telaio. Una volta fatto questo piccolo procedimento, andremo a fissare il cuore per farlo star fermo con degli spilli sul telaio. Andiamo ad imbastire tutto il contorno. Dopo aver imbastito il cuore sul tessuto di base, dovremmo andare a creare la cornice, i tipici raggi che contornano un cuore sacro. Per farlo potete scegliere qualsiasi materiale che vi piaccia, qualsiasi cosa che riuscite a reperire a casa. Io per fare i raggi ho scelto delle bande di pizzo nere, della rafia per creare la fiamma che è in centro al cuore, altre bande di pizzo oro, sempre per impreziosire la cornice, e poi dei cristalli e dei fiori per il centro del cuore. Comincerò dalla banda di pizzo più larga. Andrò ad imbastire il lato che si poggerà sul cuore. Adesso andremo a fissare la prima banda di pizzo attorno al cuore. Comincio a cucire a punti larghi la banda attorno al perimetro del cuore. Con questo ho finito di applicare le bande di pizzo. Taglierò l'avanzo dell'ultima banda e andrò a creare la fiamma che sta in centro al cuore con la rafia. Taglierò la banda in pezzi da circa 3 centimetri e poi andrò a ricomporla sul cuore. Adesso prenderò il nastro di rafia e lo chiuderò su se stesso. Comincio ad attaccare la prima fiamma, la posiziono in centro. Finisco di applicare l'ultima fiamma sul centro del cuore e passo ad arricchire la cornice con dei fiori di paillettes e dei cristalli. Partirò sempre dal centro alto del cuore e andrò a sistemarli tutti intorno. Prendo la paillette,
prendo il cristallo. E torno indietro. Questo è il cuore con i fiori e i cristalli applicati. Una volta fatto questo, tolgo il ricamo da telaio. Adesso andrò a coprire lo sporco della raffia creando una rosa da applicare sul centro del cuore. Adesso che l'abbiamo arrotolata e sistemata, possiamo andare a fermarla con l'ago e il filo. Fatto questo, andrò a ritagliare il tessuto di base in modo tale che non si veda. Adesso andrò a posizionare il cuore sulla camicia. Grazie a tutti, vi ricordo che questo progetto di Digi Fatto in Casa nasce per sostenere la ricerca insieme a Fondazione Humanitas. Tutti noi possiamo fare qualcosa e contribuire alla raccolta fondi.